mani che hai visto! Alessandro Pinarello! Voglio o non voglio, ci dobbiamo muovere. Vai a volare, ragazzi. Ciao a tutti, ragazzi, del capitano di Piaventi del Pendolo, benvenuti in un nuovo video. Oggi è il 2 aprile, giorno dopo Pasquetta, e come la tradizione, siamo qui a Negrar al Palio del Reciotto. Se vi ricordate, l'anno scorso ero stato al fianco del Cycling Team Friuli. Quest'anno invece vi porterò a scoprire il backstage del team Pardiani. Il circuito basso, c'è una stradina stretta. E lì bisogna stare attenti. L'unico tratto difficile è quello quando si gira in fondo, si viene in su. Lì è facile che vada via parecchi gruppi. Oh, il percorso è troppo difficile, ma è uguale per tutti. Abbiamo una grande squadra, troppo forte anche noi. Speriamo che possiamo vincere oggi. Sono lì a 15-20 corridori, bisogna che ci muoviamo tutti, tutti nel senso. Non stare lì a limare, andiamo dentro, stiamo là, cioè non è che cambia tanto. C'è da guardare la Jumbo, che comunque per me è sempre la squadra più forte. Il finale si fanno due giri consecutivi con lo strappo. Qui bisogna stare avanti, perché qui succederà il finimondo in questi due giri finali prima di puntare l'ultimo. Secondo me il percorso è più duro dell'anno scorso, poi comunque c'è la salita finale che è bella impegnativa, però è una gran gara secondo me. Pertanto qua bisogna stare davanti, e se c'è da fare anche un'azione la possiamo fare, perché prendere la salita un minuto ci vuole un attimo. Perché poi c'è discesa tecnica. Sì, discesa tecnica e si sale. L'anno scorso podio, quest'anno dovrebbe essere più dura, quindi speriamo che la corsa si metta nelle migliori condizioni, perché non è facile, e vediamo quello che viene fuori. Qua va via 15-20 corridori, diventa un problema poi dopo chiudere, ma un grosso problema, perché siamo anche in 5, pertanto voglio o non voglio ci dobbiamo muovere. Qua a prendere l'ultima salita con un minuto e mezzo, niente, è difficile da recuperare perché non ci sono pendenze durissime. Poi sì, finale, però all'inizio con la salita, guadagnare un minuto e mezzo, se c'è la fuga diventa un problema. A noi l'ideale sarebbe arrivare sotto la salita tutti insieme. 10 minuti al via, siamo qui con Matteo Scalco. Com'è Matteo? Ciao a tutti. Vieni da qualche giorno di gara? No, ho appena fatto settimana scorsa la Coppa Bartali, poi una settimana di recupero, ieri non ho corso Belvedere e oggi siamo qui con la squadra. Cosa si aspetta la squadra dal mega corsone di oggi? Chi sarà il capitano? Bah, l'anno scorso è stata una bella gara per noi, comunque abbiamo fatto secondi, terzi e quarti, eravamo andati vicino alla vittoria, io non avevo mica corso e oggi sicuramente proveremo a fare quello scalino in più. Capitano Giulio Pellizzari, Pinarello. Veramente Pellizzari e anche Pinarello alla coppia hanno dimostrato di andare veramente forte. Ieri Giulio è stato un po' sfortunato e oggi si darà da fare. Eccoci qui con l'altro uomo di punta, Alessandro Pinarello. Come siamo messi? Come siamo arrivati a questo grande appuntamento? Ma dai, siamo messi bene. Ieri abbiamo corso, sono andato abbastanza bene, quindi vuol dire che sto bene. Siamo anche una bella squadra oggi, secondo me, anche da tenere d'occhio. E siamo pronti. My friends from Slovakia. Hello capitano, ma è molar. Allora, stiamo andando. No, abbiamo sbagliato strada. Abbiamo sbagliato strada, siamo passati sotto l'arrivo invece che esterni. C'è la gente che chiede la borraggia e dobbiamo partire. C'è fan club, Andrea Noè, Faisané, eccoli qua. Sta salendo sul palco per la foglia firma. Ieri l'anno scorso sul podio, Alessandro Pinarello. Si va in gara, ragazzi. Grazie. Capitano, sto avendo consegnati la GoPro perché sennò qua vado in gara con la GoPro. Il gruppo, ci stiamo avviando al chilometro zero, dopodiché sarà proprio il mio ufficiale. Per quanto riguarda l'integrazione di oggi, come andrete ad affrontare la gara? Le prime due ore andrò solo solido, 90, 80, 90 grammi l'ora, mentre dalla seconda ora in poi solo liquido, cercando di arrivare anche a 120. Appena iniziati nelle prime 4-5 posizioni, poi gli altri ultimi 20, comunque erano tutti lì. Ale, 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 ale! Bravi ragazzi, guarda qua, da vomitare, capitano. Vuoi prendere la maglietta o metterti qualcosa sopra? Sempre una maglietta, metto sopra. Occhio.
una borraccia. Thank you. Divisione numero 61 del Taglio del Reciotto a Negrar in provincia di Verona, Alessandro Pinarello. Ragazzi, anch'io l'onore di intervistare il vincitore del Palio, Pinarello. Dai, un commento a caldo, due parole al volo, non voglio rubarti tempo, che te l'hanno già rubato gli altri. Corsa dura, niente, ci siamo rivisti col capitano, che era da un po' di anni che non ci si vedeva, da quando eravamo in corsa insieme. Ho dei bei ricordi col capitano, ragazzi. Tutti la foto col vincitore. È stata una corsa tirata fin dall'inizio, perché la Jumbo ha attaccato più volte, il percorso era davvero esigente, poi la selezione è stata naturale perché il percorso comunque era davvero duro, poi la salita finale ha fatto il suo, ecco. Comunque ragazzi, prima vittoria dopo 3 anni e la prima roba che mi hai detto subito dopo l'arrivo, cos'è stata stasera, cosa vuoi fare, bere? Stasera bevo un bel amarone. Sappiamo, numero uno stasera. Numero uno si vince proprio una, ma si vince quella meglio, no, ma corso di testa, ho visto, perché non ti sei staccato prima. Sì. Ho detto sicuramente è regolare, dopo quando vinto che sei rientrata a nuovo, ciao. Bisogna essere, come si dice, autoritari dei propri mezzi e darsi fiducia ogni tanto. E mai molà. Giusto, mai molà, ragazzi.